Partiamo da un punto. La riforma regionale è entrata in vigore il 1 gennaio scorso. Pertanto, visto che siamo a fine anno, possiamo fare benissimo delle statistiche. Fino adesso su che cosa ci siamo contraddistinta questa riforma? Soltanto su tagli. Se ci ricordiamo quando ci hanno chiuso il punto nascita in modo barbaro, ci hanno detto state tranquilli, non faremo tagli. I tagli sono continuati. È da ieri, la notizia di ieri, che questa azienda sanitaria di Gorizia è sotto di 3 milioni di euro. Continuano a dire che non faranno tagli, ma i tagli continuano a farli. Io ricordo un dato su tutti. Gorizia ha 4.092 bambini iscritti all'anagrafe. Questi 4.092, parlo solo Gorizia, c'è anche l'Interland di Gorizia. Beh, questi bambini possono ammalarsi soltanto fino alle ore 18, perché dalle ore 19 non può alcun tipo di servizio. Devono recarsi con i propri mezzi, con i propri genitori presso la struttura di Monfalcone oppure di Palmanova. E questo lo trovo aberrante. Proprio adesso che vedo che per la Disana e Monfalcone si stanno muovendo con tutto il tatto, perché vanno lì con la Commissione Sanità, stanno valutando, sospendono il servizio. Con Gorizia tutte queste attenzioni non sono mai state intraprese. Ma Gorizia, ma parliamo anche di Monfalcone, perché io vedo che tutto ciò che riguarda l'Isontino è tabula rasa, e la dimostrazione che ci hanno fatto veramente girare le scatole è che siamo qua tutti uniti. Penso che raramente si è unito il centrodestra di Gorizia e Monfalcone per dire basta, e questo la deve dire lunga per quanto siamo sazi, saturi e stanchi. Io vorrei ringraziare i distributori di carburante della città, perché proprio questa mattina mi hanno consegnato in pochissimi giorni, parlo di 2-3 giorni, esattamente 175 firme di cittadini goriziani della provincia che sono loro clienti, per dire basta a questa sanità. Pertanto, se calcoliamo che in 3 giorni hanno raccolto 175 firme i distributori di carburante, questo siamo è un dato a quota, importante. Finora siamo a quota circa 1.500, con l'impegno che ciascuno, insomma, riesce a mettere sul campo.